corso di laurea magistrale in scienze chimiche si propone di formare laureati di secondo livello con conoscenze approfondite nelle discipline chimiche. Il corso offre la possibilità di scelta tra due indirizzi di specializzazione magistrali: chimica per l'ambiente e il territorio, chimica per l'energia e i materiali. Il percorso formativo è costituito da insegnamenti fondamentali di livello avanzato, comuni ad entrambi gli indirizzi, nonché da corsi specifici e caratterizzanti. All'attività didattica frontale è affiancata un'intensa attività pratica di laboratorio. Questa laurea magistrale offre inoltre un gran numero di insegnamenti a scelta libera, caratterizzati da elevata specificità, che consentono allo studente una scelta individuale, personale ed ottimale del proprio percorso di apprendimento, finalizzato all'acquisizione di competenze scientifiche in settori all'avanguardia della chimica moderna. Tra gli insegnamenti a scelta libera, il corso di laurea magistrale in scienze chimiche offre un percorso formativo volto al conseguimento della qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, una figura altamente richiesta in ambito aziendale. Per entrambi gli indirizzi è previsto infine un esame di lingua inglese livello B2, con la possibilità per 4 studenti meritevoli di sostenere gratuitamente il First Certificate. Il percorso di studi si conclude con una tesi sperimentale obbligatoria che generalmente viene svolta presso i laboratori del Dipartimento, ma può anche essere svolta presso enti o aziende esterne. Lo studente potrà scegliere in completa autonomia il proprio percorso di tesi sperimentale, il quale verterà su argomenti inerenti le principali linee di ricerca condotte da docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. Per quanto riguarda la chimica inorganica, le attività di ricerca sono dedicate a tematiche d'avanguardia, quali ad esempio lo sviluppo di materiali per sistemi fotoelettrochimici da impiegare per la produzione di idrogeno, la riduzione dell'anidride carbonica e la decontaminazione delle acque. Ci occupiamo inoltre dello studio di complessi metallici per la terapia fotodinamica e per la medicina nucleare, nonché della caratterizzazione fotochimica di sistemi molecolari complessi. Nell'ambito della chimica organica ci occupiamo dello sviluppo di metodologie sintetiche per la valorizzazione di scarti agroalimentari, per la produzione di molecole ad alto valore aggiunto, e di catalisi eterogenea per lo sviluppo di processi stereoselettivi, e di biocatalisi, ma anche di fabbricazione e progettazione di microreattori per reazioni in flusso continuo, così come di sintesi e valutazione di attività biologica di nucleosidi e nucleotidi artificiali. Nel settore della chimica fisica, la ricerca è rivolta allo sviluppo di metodi teorici per lo studio della struttura elettronica delle molecole, alla realizzazione di materiali elettrodici ed elettrolitici ad alte prestazioni per lo sviluppo di accumulatori di energia, alla caratterizzazione di magneti molecolari e alla sintesi di ecocristalli di interesse farmaceutico. In chimica analitica sono attive numerose linee di ricerca nel campo delle scienze delle separazioni, con applicazioni che vanno dallo studio di materiali porosi, nanostrutturati e funzionalizzati per la bonifica e la rimediazione delle acque, dall'estrazione di composti ad alto valore aggiunto da scarti industriali ed agroindustriali e per l'isolamento di principi attivi di interesse farmaceutico da complesse miscele di sintesi. Inoltre vengono messe a punto nuove metodologie per il monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua e per la caratterizzazione quali e quantitativa di alimenti funzionali. Infine vengono studiate le proprietà di complessi metallo legante organico di interesse biologico e o farmaceutico. Il corso di laurea magistrale in scienze chimiche dell'Università di Ferrara offre quindi solide basi per proseguire e concludere il proprio percorso universitario e per diventare veri professionisti nel mondo della chimica.